Lorena Marasco, dopo 15 anni come boxer dilettante, finalmente debutti tra i professionisti il 28 aprile a Vigevano. Come te lo aspetti questo debutto? Me lo aspetto come una festa. Voglio divertirmi, sono un po' agitata, però me lo aspetto come una festa. Lorena Marasco è qui con il suo allenatore Giuseppe Genna. La box femminile in Italia è ancora poco diffusa eppure è in crescita. A questo punto io vi chiederei, come consigliereste a una ragazza di avvicinarsi a uno sport tradizionalmente considerato maschile? Allora, i numeri del pugilato femminile sono in crescita in maniera esponenziale e credo che le ragazze abbiano un'attitudine più alta a uno sport del genere. La verità è che le ragazze, e lo sta dimostrando il medagliere olimpico, hanno una determinazione e un approccio allo sport completamente differente e spesso riescono molto più dei maschi. Un percorso lungo e importante attraverso le categorie di dilettanti. Chi ti senti di ringraziare per questa assistenza? Io vorrei ringraziare la KVK e il mio allenatore Giuseppe Genna, perché mi sono stati dietro in tante cose in questi 15 anni di pugilato e mi hanno fatto appassionare a questo sport. Quindi ringrazio loro e dedico a loro il debutto d'oro. Prima donna pavese come boxer professionista, quanto impegno ci è voluto? È una vita dedicata, è una vita dedicata. Decidere di fare il pugile vuol dire sposare una passione, ma sposare a tutti gli effetti una passione. Fare pugilato a livello dilettantistico importante comporta tantissime rinunce. E fare l'elenco delle rinunce è infinito, si rinuncia agli amici, si rinuncia agli svaghi, a tantissime situazioni. Gli impegni sono profusi dal punto di vista fisico, dal punto di vista delle relazioni e dal punto di vista del tempo.